Sono nata nel 1924, il 14 agosto. I miei genitori erano contadini, il mio papà è venuto qua appena finita la prima guerra mondiale, è venuto qua perché là non ha trovato nessun lavoro, diciamo. Però siamo stati qua quando è cominciata la seconda guerra mondiale e loro siamo ritornati là. Siamo stati là tutta la guerra. In quegli anni abbiamo partecipato, tutti i ragazzi, nel paesino era piccolo, tutti si conoscevano, si volevano bene. E allora noi ragazze aiutavamo loro a nasconderli, li avvisavamo quando vedevamo che arrivavano i tedeschi, perché se li prendevano, li uccidevano, li portavano via, li uccidevano. E poi finita la guerra, ha cominciato a diventare un ambulante, un venditore. Sì, davamo un mercato, io l'aiutavo perché bisognava mettere a posto la roba, bisognava stare attenti alla gente bisognava alzarsi verso le 6:30 così, poi andavamo via verso le 8, 7:30, 8. Quando arrivavamo bisognava cominciare, allora c'erano ancora le tende, non c'erano le macchine, i camion così attrezzati come adesso, c'erano ancora, si metteva giù il banchetto, si apriva le ombrelle, no, prima si metteva le tende addirittura, poi dopo sono arrivati gli ombrelli, che ora si faceva anche più presto. E poi si preparava tutto, si aspettava che alle 8 bisognava essere già pronti perché alle 8 la gente cominciava ad arrivare. Il Legnano era tutto il giorno. Il Legnano era bellissimo il mercato allora, adesso è cambiato, ci sono più diciamo, i banchi specifici, ci sono banchi così, ma allora era bello il mercato di Legnano. Chi vendeva i piatti, chi vendeva un po' di tutto, diciamo, uno vendeva una cosa, uno vendeva l'altra, però c'era tutto, era bello il mercato di no, non c'era il supermercato. E Legnano era bellissimo, si andava a busto qualche volta, secondo, proprio fissi su Legnano, Cortellanza, Bravo Iago, ero proprio. Sempre. Poi dopo si andava magari anche in altri paesi. Vendevamo, cosa che vendevamo? Un po' di casalinghe, un po' di giocattoli, un po' di cianfrusaglia, diciamo, roba di plastica. E no, si lavorava abbastanza bene. Allora era proprio un mercato. Si mercanteggiava, diciamo, e se adesso no, adesso sì, quello che è, basta, si va. Però il sistema lì, magari si chiacchierava anche un po', anche di altre cose, così era Momento più sociale. familiare, diciamo, ecco. E poi dopo, adesso invece no, si va, si compra, si viene, si va via. La città è migliorata perché naturalmente non ci sono più migliorata, però non so, era più accogliente, diciamo, prima. Adesso invece sono i palazzi, è bella, è migliorata, ma però non c'è più quella familiarità di prima, diciamo, perché adesso va per la strada, non incontra la gente e basta. Invece allora si incontrava la gente, si salutava, buongiorno, buonasera, e si stava lì magari a fare qualche chiacchiere. Invece adesso è cambiato. No, magari anche di stupidaggini, specialmente fra le donne, però si passava il tempo più socialmente, diciamo, si vede per Buongiorno. sempre 100 anni. Fare una vita semplice, senza tanti fronzoloni in giro. Adesso trascorro in poltrona perché in piedi non ci posso stare. Leggo, guardo la televisione, gioco un po'.
Insomma, faccio passare il tempo così alla bella meglio, perché lavorare non posso più.